Grazie a tutti, so che siamo proprio vicinissimi all'ora di pranzo, quindi veramente cercherò almeno di rendere piacevole l'attesa. Allora, ringrazio Ester e la dottoressa Luti per tre ragioni. La prima professionale perché mi hanno messo abbastanza in difficoltà, perché essendo un uomo d'azienda, preparare un PowerPoint e soprattutto con un titolo così impegnativo, me lo sono sentito pesante da cercare da rappresentare a voi, mi ha messo in difficoltà. Difficoltà vuol dire per migliorarsi, quindi sto sentendo che sto crescendo. La seconda è un'altra, perché ho avuto la possibilità di rincontrare il mio compagno di corso del Politecnico di Torino, che adesso sta ciacciarando. Abbiamo 20 anni fa, eravamo sui banchi assieme, ci siamo rincontrati proprio vicini, quindi umana. La terza personale, perché il mio obiettivo è portarmi a casa il filmato che avete presentato prima, perché è troppo bello, da condividere non su Facebook, perché io non sono su Facebook, ma con la mia famiglia. Allora, Fiorina Silviano, un'azienda biellese nata più di 10 anni fa, business oriented, clienti principali sono o costruttori o utilizzatori di diversi campi, dalla logistica, quindi aeroportuale, la stampa, il food, quindi diciamo tocchiamo un ampio range di applicazioni, quindi una difficoltà di preparare e produrre un customer oriented product, come dovremmo dire. Abbiamo una distribuzione molto forte in tutto il mondo, in tutti i 5 continenti, sono 19 le consociate dirette che controlliamo, più altri 60 distributori esclusivi, per arrivare a un fatturato consolidato di circa 85-90 milioni di euro. 800 dipendenti, area provinciale, area ghellese, area Piemonte, internazionale, gestita da una famiglia. Quindi, insomma, volevo mettere qualche parola per dire un po' di difficoltà. Un'azienda, allora, quando ripensando al titolo, prima di tutto mi sono posto la domanda di almeno spiegarmi le due parole fondamentali che danno spessore a questo titolo. Il primo è know-how. Know-how, tutti lo intendiamo normalmente, direi che penso che possiamo ritrovarci in questa definizione, è saper come si fanno le cose. Riuscire a gestire know-how vuol dire per noi prendere tutte le informazioni che abbiamo dalle persone, dalla nostra organizzazione, dai nostri clienti, e rendere fruibili alla nostra organizzazione per gli sviluppi, quindi questo è il know-how. Viene anche definito capitale umano, a me piace già di più, cioè è un qualcosa che all'interno delle persone non è così facile poterlo digitalizzare. Invece cos'è un'azienda intelligente? Beh, stamattina direi che forse potrei far saltare la slide, perché c'è stato un modo ampio di poter interpretare cosa può essere un'azienda intelligente. Ovviamente anch'io quando me lo sono chiesto penso a un'azienda che è dotata di moderne tecnologie, è su internet, usa il cloud per posizionare i propri dati, per salvarli, pensa al marketing, pensa al posizionamento del proprio brand. Abbiamo visto stamattina le aziende che si presentano, diciamo, a chi deve acquistare il loro servizio, utilizzano dei mezzi importanti per fare marketing, studiati, pensati. E ho messo anche questa team building, perché è un'azienda intelligente, un'azienda moderna, pensa anche ai team, al lavoro di gruppo, al lavoro di squadra. Essere intelligenti come azienda vuol dire integrarsi, essere un'azienda integrata con dei sistemi informativi sicuramente sono uno strumento. Quindi, qualche anno fa, l'azienda, tenete presente che la nostra azienda, io non mi sono ritrovato tanto nello schema di questa mattina, tanto per dire, dal punto di vista informatizzato e digitalizzazione, la nostra impresa conta già circa 200 computer nei nostri stabilimenti di Biella, sono 250 dipendenti, di cui 150 sono operai. Quindi vuol dire che da questo punto di vista noi dovremmo essere molto digitalizzati. Qualche anno fa abbiamo deciso, questa è ripresa da una slide di Infor, che è
ha portato, diciamo, questo software di ERP nella nostra azienda, abbiamo deciso di informatizzarci in maniera corposa e quindi di integrare veramente i nostri sistemi, perché l'azienda intelligente dovrebbe essere un'azienda integrata. L'azienda integrata deve corrispondere a questi bellissimi schemi, che sono più belli di quelli che si facevano una volta, sono un po' più accattivanti, con questo cerchio che girava, non sapevo che si potesse far girare, insomma. La Chiodino invece, vabbè, col suo modo un po' più provinciale, mette giù più o meno lo stesso schema, perché deve mettere insieme i sistemi, diciamo, produttivi, i sistemi della ricerca e sviluppo, la gestione della qualità, le nostre filiali, la gestione della supply chain, quindi quanto riguarda lo stock, e ovviamente tutte le informazioni che arrivano e vanno verso tutta la nostra rete lente. Questo per noi è un'azienda integrata, vista in maniera un po' più umana, ecco, è sempre un po' meno IT, è una visione fatta di persone che lavorano all'interno dell'R&D, che lavorano nell'area produttiva, nelle nostre filiali, ma soprattutto prima si vedeva che la freccia era dalla Chiodino verso le vendite, perché è uno schema visto dal lato informativo, quindi do delle informazioni, ma noi vogliamo anche recepire determinate informazioni, quindi teoricamente queste dovrebbero essere, sono tutte frecce che dovrebbero essere io do e ricevo, ovviamente, no? Quindi lanciamo questo progetto siglando il contratto il 29 febbraio 2013, ecco perché l'abbiamo chiamato Sprint 29, perché hanno bisestile, ce lo saremmo ricordati, vi assicuro che ce lo siamo ricordati, perché ovviamente l'implementazione è stata onerosa dal punto di vista organizzativo, e pensando di proiettare questo nostro sviluppo verso l'integrazione dei sistemi, perché siamo andati a integrare tutta la ricerca e sviluppo con tutti i disciplini di distinte base, l'area produttiva, quindi a livello degli operai che erano sì, utilizzavano un sistema Linux-based, quindi avevano un'interfaccia un po' più facile, invece adesso abbiamo dovuto portare a usare anche Excel per fare delle valutazioni degli stessi operai. Ovviamente l'inserimento di un progetto del genere ha le sue criticità, perché dobbiamo anche pensare a questo. Io ho cercato di sintetizzarle da tre punti di vista. La prima è da un responsabile interno, quindi il responsabile interno che ha visto la difficoltà di gestire i propri flussi operativi mentre doveva implementare un nuovo sistema. E poi ovviamente la registrazione di tutte le anagrafiche, le distinte basi, che è il lavoro più corposo, è forse il vero obiettivo che noi avevamo, cioè strutturare l'azienda dal punto di vista dell'informazione per poi rilanciarla verso un miglioramento futuro. Mi piace leggere quella dell'IT, questo è il responsabile, mi chiedo per favore mi dai, cioè, potrei rimandare un po' le criticità, le tue problematiche. Il primo punto è la difficoltà a stabilire un corretto dimensionamento infrastrutturale sulla base degli attuali sistemi e sulla user experience del sistema integrato. L'ho letta anche veloce, perché così io già non ci ho comunque capito neanche leggendola lentamente. Per noi, non così tanto addetti ai lavori, questo mi ha dato un piccolo campanello d'allarme di problema di comunicazione, me l'ha dato, tant'è vero che oggi e sempre di più sta parlando, ne ha parlato Info, ma anche altri, della necessità che ci sia un dialogo maggiore fra chi porta il servizio informativo all'interno dell'azienda e chi lo recepisce. Invece, vista dagli esterni, e quindi sia consulenti che sia informatici ma anche generali, le criticità principali sono viste nella difficoltà, diciamo da un certo punto di vista dell'azienda, ma dell'organizzazione, delle persone stesse a recepire questo cambiamento. Non tanto, perché noi ci soffermiamo fondamentalmente sull'aspetto, diciamo, della parte informatica, oppure che diventiamo più rigidi. Non è tanto questo, è cambiare la mentalità, è quello che si dice, proprio l'approccio umano. E di lì abbiamo iniziato a cercare di, intanto, riporci la domanda, ma qual è il nostro obiettivo? Ovviamente raccogliere dei dati, utilizzarli per cercare di sviluppare nuove idee, riuscire a mettere in sicurezza il know-how, perché non dimentichiamoci, perché sennò poi vado fuori tema, il titolo è la gestione del know-how, un'azienda intelligente. Quindi la prima cosa che un imprenditore sicuramente fa, e forse un manager, se è un po' furbo, dice tutto il sapere lo metto dentro a un RP. È andato. Pronto? È andato dentro a un RP. Dovete darmi un minuto in più, perché posso sempre tempo. Allora, quindi
diciamo, un po' rispondendo anche a quello che il professor Taisch e il professor Terzi hanno esposto stamattina, rispondere alle esigenze di mercato, anche cercare di avere una grande capacità di rigenerarsi per stare dietro al mercato, cioè l'innovazione del prodotto ovviamente viene dalla richiesta del mercato. Questo mercato si evolve, i nostri clienti cambiano il punto di vista che hanno sul loro prodotto, sulle loro esigenze, e noi dobbiamo evolvere con loro. Quindi ci siamo resi conto che non era tanto il problema dell'applicazione del sistema informativo e dell'ERP, ma c'era proprio un problema probabilmente di comunicazione interna. Faccio una digressione breve per portare a voi un esempio di uno strumento che noi utilizziamo in azienda, uno strumento di partecipazione che noi utilizziamo con gli operai, che permette, diciamo, di ricevere delle informazioni da loro su degli suggerimenti. Quindi un modello partecipativo per cercare di essere un'azienda collaborativa, moderna, intelligente da questo punto di vista. È un percorso che noi facciamo, ogni operaio può inserire quello che vuole per iscritto, noi lo recepiamo, tutta la catena gestionale, dal primo capo che ha fino alla direzione, diciamo in questo caso rappresentata da me, possono valutare in maniera democratica da 0 a 5, danno dei voti a seconda delle caratteristiche, viene votato e poi prendono dei soldi. Ne riceviamo diverse all'anno, sono diversi anni che lo utilizziamo. Perché porto questo? Perché volevo portare un caso dal punto di vista un po' della comunicazione. Prima parlavo della comunicazione dall'alto verso il basso dell'azienda, in questo caso parlo della comunicazione dal basso verso l'alto. Un operaio che scrive, installare, io l'ho portato proprio anche in maniera come PDF per far vedere un po' di aspetto umano, perché poi noi tiriamo queste frecce, ma alla fine ci sono loro che lì sudano, no? Oggi. Allora, installare un client email sui terminali, esempio Mozilla, lui è già avanti, sui terminali a bordo linea con relativo account, esempio GR3. Cioè lui dice, lasciamo stare che sia una mail, che sia un Facebook, che sia un social network, una community, perché dopo possiamo iniziare a discutere per ore. Comunque lui pensa a dire, va bene, invece di avere uno strumento e quindi poter avere, cioè per cercare di avere l'opportunità di avere comunicazioni più rapide, passaggio di consegna addirittura da casa, cioè questo pensa, ma io quando torno a casa, me l'ha detto, perché poi l'ho chiamato ovviamente perché era avanti lui, gli ho chiesto, gli dice, a volte torno a casa e dico, mi sono dimenticato di dire al mio collega questa cosa, io potrei dargli anche le informazioni di come farla. Ovviamente gli strumenti, come abbiamo visto stamattina, sono sicuramente più avanzati, ma il concetto era che dal basso avevamo una richiesta di renderci più moderni dal punto di vista della comunicazione interna. Caporeparto, cioè il suo primo filtro verso chi poi prende la decisione, risponde, suggerimento interessante, ma che potrebbe generare una linea, ma questo come vedete è scritto, quindi non è che voglia biasimare neanche la persona, perché lui dal suo punto di vista culturale aziendale, lui pensa, ma come, questo parla con gli altri e io cosa faccio il caporeparto? Poi fa, non mazzo a me se non produco, perché poi alla fine questa è la sintesi, no? Da qui io direi che, insomma, secondo me ci sarebbe molto da dire anche da questo punto di vista, perché se noi pensiamo all'implementazione del sistema, il warning che noi abbiamo visto non è tanto, tornando un po' al sistema ERP, un problema, diciamo, di struttura. Qui c'è il dottor Urzì che ci ha dato una mano nell'ultimo anno, soprattutto di difficoltà di implementazione, ma più che altro di recepimento di questo sistema. E secondo me è una responsabilità che dobbiamo sentirci noi quando siamo manager di un'impresa. Cioè, è vero che tutti abbiamo sentito stamattina, quindi io condivido pienamente in generale il fatto di che abbiamo necessità di digitalizzare un'impresa, perché così abbiamo degli strumenti per operare, ma non dobbiamo dimenticarci il modo con cui noi lo comunichiamo. Allora sono tornato un attimo a chiedermi, sto distruggendo tutto. Cerco di star più fermo. 25 secondi. Allora, torno a Wikipedia. Wikipedia è la nostra enciclopedia ormai, perché direi che 80% di noi quando non sa qualcosa nella Wikipedia, poi sappiamo che non è proprio così, perché professionalmente una volta non è centrale. Poi mi sono confrontato con dei psicologi che mi hanno detto che non ha la definizione centrale, quindi me la sono sentita di lasciare qua.
il sapere, noi due ci siamo laureati, gli altri non lo sappiamo, io te lo sappiamo, sapere è qualcosa nostro, conoscenze codificate, strutturate, può essere sapere dovuto a una laurea, può essere sapere dovuto a qualcosa che arriva un'operatività già codificata. Poi c'è il sapere fare, che è già qualcosa di quello che inizia a spaventarci un po' di più, perché è quello che è la malizia dell'operatore, la malizia anche delle grandissime imprese che io ho sentito, dal cioccolato al salame, alla logistica, il fattore umano c'entra e lo sappiamo tutti. Poi mi salta all'occhio questo saper essere, questa capacità di comprendere il contesto in cui si opera, quindi la capacità di comunicare, relazionarsi con gli altri e non solo trasmettere l'informazione con il nostro linguaggio. Di qui, diciamo, ho pensato, va bene integrare i sistemi, ma se noi non agiamo prima sulla nostra azione, sulla nostra azienda, cercando un'interazione tra le persone, che quindi collaborando riescono a generare nuovi saperi per migliorare, non riusciremo più a fare quello che il professor Teich vorrebbe, e quindi innovare, perché non riusciamo ad autoalimentarci. È troppo difficile oggi come oggi, perché avete fatto vedere quegli orologini che correvano. Quegli orologini corrono per tutti, non solo in termini di tempo, sono dei carri che siano laureati, ma anche perché tutto va molto veloce. E quindi questa velocità ci mette pressione, e avere delle persone che ci danno una mano sicuramente può essere di nostro aiuto. Porto questo punto per andare verso la conclusione, qualcosa di un po', diciamo, più vicino alla realtà, portandovi un paio di esempi dei progetti che abbiamo iniziato a intraprendere all'interno del nostro gruppo dopo questa esperienza dell'applicazione del sistema, quindi dopo la comprensione che avremmo dovuto valorizzare questo saper essere, cioè questa richiesta da parte delle persone di partecipare. Vorrei portarvi un esempio se ce la faccio. Quando ci si trova al bar con due persone, a me è già capitato, forse anche a voi, nonostante una delle persone sia di nostra conoscenza, ma anche entrambe, a volte c'è ci si sente un po' fuori dal gruppo, ma non tanto perché non ci interessa l'argomento, perché questo noi diremmo, vabbè, fa lo stesso, perché hanno un codice di comunicazione che noi non riusciamo a comprendere. Questo codice può essere anche solo, ma sì, ti ricordi quando noi stavamo lavorando alla Nino Olivetti, però si porta un esempio in cui noi non riusciamo, cioè per cui noi non riusciamo più a interagire. L'avete visto, il concentramento ormai sicuro. Ma perché faccio così? Ho visto l'altro là, faceva così. Quindi poi. Pensavo che il relatore per il saper essere, il relatore perfetto. Ecco. Stiamo lavorando. E quindi diciamo, questo è proprio dal punto di vista psicologico è un sistema che può succedere, ha un termine tecnico che si chiama disconoscere, quindi un sente disconosciuto perché c'è un problema, diciamo, di comunicazione, noi non riusciamo a interagire. E quindi noi abbiamo iniziato a cercare di fare dei lavori di integrazione a livello, diciamo, dell'azienda tra le persone. Uno di questi sono diversi assessment che stiamo portando avanti, non solo per forza laureati o nuovi impiegati, ma anche con gli operai, per cercare di interagire con loro. In questo caso, ad esempio, un assessment in cui gli è stato chiesto, c'è una psicologa che ci sta seguendo da un paio d'anni, una psicologa del lavoro, di esperienza, che ci ha portato questo sistema. Le persone hanno dovuto inventare una fiala per i loro figli o per eventuali figli e poi rappresentarla con un plastico, quindi, però sempre legato al mondo Chiorino, quindi di fatti il mondo si chiama Chio, con un rinoceronte che si chiama Rino, un bambino, e usare i nastri per rappresentarlo, quindi una cosa, diciamo, simpatica, ma poi ovviamente molto profonda, perché poi questa psicologa fa dei lavori di valutazione delle persone per poi aiutarci a gestirne, diciamo, le competenze all'interno dell'azienda. Un altro progetto interessante è quello dei Good Workers. I Good Workers inteso come un progetto attraverso il quale individuiamo dei talenti fra gli operai e li facciamo tornare fra le cose, fra le varie funzioni aziendali. Quando stanno a finire il tempo? No, per lei è partita là, fa 14 secondi.
praticamente gli operai turnano nei loro posti di lavoro in varie funzioni, però il processo di formazione non dura qualche giorno, qualche settimana, ma dura circa 2 anni, per cui gli operai rimangono almeno 3 o 4 mesi nelle aree principali dell'azienda. Attraverso questo noi abbiamo sicuramente una partecipazione maggiore e quindi un know-how sharing decisamente più forte. Mettiamo in sicurezza il know-how e saper fare, questo è importante, ma soprattutto abbiamo un fronte verso l'azienda molto più forte, perché le persone parlano lo stesso linguaggio dei loro colleghi di lavoro. Salto la penultima perché insomma questa della spiegazione di good work penso che sia già abbastanza significativa, così come ve l'ho fatta. Ultime due slide, mi sono chiesto, ma allora a questo punto la Fiorino è una social organization? Per ora non so rispondermi, penso di sì, ma ci stiamo lavorando integrandola, utilizzando magari, avendo, se già un operaio ci chiede di mettere un alias, vuol dire che secondo me a volte è più avanti di chi ha già messo Facebook all'interno di un'azienda, ecco, cioè questo è il mio personale parere, perché vuol dire che le persone iniziano a sentirsi partecipi. Da lì a creare veramente un'azienda che segua il modello social business, magari un po' ci passa. E quindi per concludere questo fardello di questo titolo, un'azienda intelligente nella gestione del know-how, cosa vuol dire essere intelligenti? Dopo queste 2 o 3 settimane di lavoro mentale notturno, secondo me la frase che lo può veramente identificare è individuare la vera identità dell'azienda e quindi valorizzarla. Cioè trovare quello che le persone sentono nell'azienda e invece di violentare all'interno dell'azienda, utilizzando il sistema, pensate quello sia la medicina, utilizzarlo sì come strumento, ma un po' seguire le loro esigenze di comunicazione e di socializzazione. Grazie a tutti.